E buongiorno cari amici e cari amiche web spettatrici. Oggi sono particolarmente orgoglioso di essere qui nell'azienda storica, azienda Bruno. Sono di fronte ad Antonio Bruno, titolare dell'azienda. Ciao Antonio, buongiorno, grazie per aver accettato la nostra intervista. Buongiorno, grazie alla troupe di Affare Trattore per la loro visita presso il nostro stabilimento di Grotta Minarda. Raccontaci della Bruno Agricoltura e dici di che cosa si occupa. Questa è la nostra sede centrale dove viene coordinato e gestito tutto il lavoro logistico e amministrativo anche per i nostri stabilimenti che si trovano principalmente nel sud Italia. La nostra azienda si occupa da 40 anni della distribuzione, del service e del noleggio di macchine agricole per il movimento terra, la cantieristica stradale e la logistica. Il marchio che più ci rappresenta è il marchio John Deere, che è la compagnia mondiale più importante nel mondo della meccanizzazione agricola e senz'altro la più innovativa. Ci teniamo inoltre a proporre ai nostri clienti l'offerta più ampia, dalla piccola minuteria al ricambio, alla piccola attrezzatura, fino ad arrivare alle grandi macchine. Basta pensare ai grandi trattori John Deere o alle grandi macchine per il movimento terra. Digitalizzazione dei processi interni dell'azienda e dei processi di vendita. Antonio, raccontaci come ha investito la Bruno Agricoltura su questi temi negli ultimi anni. La nostra azienda ha investito tantissimo negli ultimi anni su molteplici fronti. L'apertura di 3 nuove sedi ci ha portato ad aumentare le risorse umane da meno di 50 collaboratori a oltre 100 nel giro praticamente di 2 anni. Questo ci ha costretto a ridisegnare i processi di lavoro e le funzioni di ciascuno. Ci ha portato a una maggiore specializzazione individuale delle persone e sicuramente i processi di digitalizzazione che abbiamo compiuto sono stati un validissimo alleato in questo senso. La digitalizzazione è stata importante perché ha reso ognuno dei nostri collaboratori autonomo nelle informazioni e quindi nelle decisioni. E quindi abbiamo superato quella classica interconnessione e interdipendenza di informazioni tipica delle piccole e medie aziende. Però la digitalizzazione non ha riguardato solo i processi interni dell'azienda, ma ha riguardato anche il rapporto dell'azienda col mondo esterno e in particolar modo con la clientela. Attraverso l'e-commerce, attraverso i social media, attraverso anche piattaforme come Affare Trattore, abbiamo anche cambiato il linguaggio nei confronti della clientela. Ovviamente per fare questo abbiamo sviluppato un team interno che gestisce tutti i software e tutti i programmi, sia quelli che riguardano la comunicazione con la clientela, quindi Affare Trattore e le altre piattaforme, sia quello che riguarda l'utilizzo interno delle tecnologie per migliorare i processi comunicativi all'interno. A proposito del tuo team, io ho avuto l'onore di fare un tour guidato da te, Antonio, all'interno della tua azienda e devo dire che sono rimasto particolarmente colpito sia per la grandezza che per la mole di lavoro, ma la cosa che mi ha colpito particolarmente è la presenza di un team molto giovane. Stiamo parlando di ragazzi nati a cavallo del 2000. Dici qualcosa a riguardo. Abbiamo trovato una bellissima risposta da parte di giovanissimi. Hanno appena finito le scuole superiori o hanno fatto scuole come l'Istituto Tecnico Superiore, quindi scuole che si concludono all'età di 20 anni. E quindi abbiamo trovato persone molto motivate, molto disposte ad imparare e che evidentemente erano anche più familiari con tutta una serie di tecnologie che abbiamo introdotto all'interno dell'azienda. Sicuramente un'azienda, per avere un team giovane, deve saper aspettare e saper investire su di loro e saper prendersi anche qualche rischio in più rispetto a una persona già formata. Però questo ci porta e ci porterà presto ad avere giovani professionisti, anche si potrebbe dire giovani manager, con tanti anni di esperienza nel settore, con tante esperienze fatte sul campo, pur essendo diciamo under 30. Sicuramente se un'azienda come la nostra decide nel giro di pochi anni di mettere a terra gli investimenti che abbiamo messo noi a terra, deve pensare a lunghissimo termine, non a breve termine. Quindi il nostro problema è quello di costruire l'azienda che sarà fra 5 anni. Quindi al presente ci pensiamo forse troppo poco. Oggi pensiamo quasi esclusivamente in una chiave futura e di dove vogliamo
arrivare nel futuro. Il settore dell'agricoltura, in particolar modo, è un settore molto tradizionalista, quindi è anche particolarmente difficile in questo settore ottenere risultati a breve termine. Ci vogliono anni, se non decenni, per raggiungere la fiducia dei clienti, è una posizione di leadership in determinati settori dell'agricoltura. E poi è un settore dove è importante molto il dialogo con il territorio, è importante anche il rapporto che ciascuno dei nostri collaboratori ha con la clientela e con le persone che quotidianamente visitano questa azienda. È arrivato il momento di parlare della nostra piattaforma. Da quanto tempo la Bruna Agricoltura è insieme ad Affari Trattore? Come procedono le vendite e come si trova insieme alla nostra piattaforma? Noi utilizziamo Affari Trattore da circa 7 anni e ormai lo consideriamo un asset strategico per la nostra azienda e in particolare per la gestione dell'usato. Però è uno strumento che necessita della corretta gestione. Da quando abbiamo dedicato, visto il volume d'affari, una risorsa umana a aggiornare gli annunci e a rispondere, a smistare le domande, stiamo avendo risultati, posso dire, formidabili da questo strumento. Poi Affari Trattore ha tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati. La mia funzione preferita è la funzione WhatsApp. Anche quando non sono in sede, sono presso un'altra delle nostre sedi o presso qualcuno dei nostri clienti o banalmente a pranzo, ricevo puntualmente messaggi che provengono da Affari Trattore sul mio cellulare, quindi posso anche da remoto smistarle al nostro staff di vendita a seconda di dove si trova la macchina, in quale dei nostri stabilimenti. Questa è una funzione molto positiva perché mi permette di tenere traccia di quello che succede e questo ci aiuta anche a concretizzare delle vendite. Poi la vendita dell'usato per noi è spesso un punto di partenza, spesso da un piccolo contatto nascono delle grandi relazioni. Quindi Affari Trattore è uno dei tanti modi che noi utilizziamo per rimanere sempre in contatto con la clientela e sempre in contatto con il mondo esterno. Non si può rimanere in azienda e aspettare che qualcuno varchi la porta. Anche all'estero abbiamo avuto riscontri positivi. La cosa positiva è che grazie ad Affari Trattore abbiamo trovato clienti e anche degli operatori del settore in paesi stranieri e sono nati proprio dei rapporti commerciali, dei canali di vendita, a volte che bypassano lo stesso Affari Trattore perché si creano rapporti che vanno al di là della piattaforma. Sicuramente senza piattaforme come Affari Trattore, la gran parte di queste vendite non sarebbero avvenute, perché per quanto anche noi sul nostro sito possiamo pubblicare i nostri annunci, non avremo sicuramente né la visibilità e né l'indicizzazione che può avere una piattaforma e un team fatto di professionisti come Affari Trattore. Bene, il nostro viaggio all'interno di questa sorprendente, spettacolare azienda termina qui. Ricordiamo che la Bruno Agricoltura è presente in tutto il meridione d'Italia. Visitate il nostro sito affaretrattore.it. Vi ricordiamo che Affari Trattore è anche ormai internazionale con intractor.com. Seguiteci sui social, siamo presenti su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, insomma ci siamo ovunque. Da Grotta Minarda, provincia di Avellino, è tutto. Affari Trattore c'è. Ciao!